Buonasera, bentornati. Anzi, non so se vuole fare qualche introduzione Sebastiano, ma mi introduco da solo, tanto sono sempre io. Sono sempre Alias del talk di prima. Spero abbiate mangiato a sufficienza, ma non troppo. Spero di non annoiarvi e farvi addormentare con questo talk. Stasera vi parlerò a grande richiesta di ZSH. Per chi è qui all'ESC da tanto tempo, ZSH è il primo talk che ho fatto all'ESC un bel po' di anni fa. E quindi adesso lo riprendo, lo rifaccio, perché magari c'è qualcuno che non ne ha ancora sentito parlare. Innanzitutto, c'è qualcuno che per caso non ha mai sentito parlare di ZSH? Alto le mani. Oh, bene. Bene, bene, dai, c'è qualcheduno. Quindi, ZSH è una shell, come si intende dal nome. Quindi una shell interattiva, interpreter di comandi, molto simile a KSH, se quelli che la conoscono, però è compatibile con Bash e tutto il resto delle, diciamo, delle SH. Delle shell, in verità, è più furba perché può emulare il comportamento di altri shell. È molto potente, penso sia la shell più potente che io abbia mai incontrato. Ed è veramente facile estenderla. Appunto, supporta l'emulazione di Bash o SH. Ed è personalizzabile veramente, veramente tanto, tant'è che ha diciamo 18 voci di manuale diverse, e poi ne ha una che è man ZSH all, che ha tutte quante le voci insieme, che è comoda se devi cercare qualcosa. E i punti di forza più forti, ecco, se mi passate il gioco di parole, sono la tab completion, cioè ZSH è la shell se vuoi avere delle tab completion buone, veramente ottime. Sono programmabili ed estendibili. Spoiler, in verità le tab completion in ZSH sono delle funzioni shell, quindi praticamente viene eseguita una funzione shell interattivamente ogni volta che premi tab. Un'altra cosa veramente comoda è la command history condivisa, cioè se voglio io ho 50 terminali aperti, scrivo un comando e lo recupero con la freccina in su da un altro terminale, sullo stesso computer, che è veramente comodo, per esempio, se usate TMUX con 50.000 shell aperte. Il globbing è anche molto potente, cioè non è il solito asterisco e punto di domanda, lo vedremo dopo, tutte le cose che si possono fare. Supporta degli array veri, allora questa cosa qui diciamo è un po' una cosa unica, in verità Bash nelle ultime versioni ha supportato, diciamo, ha incluso il supporto per array, però ZSH ha anche array associativi, per esempio. Supporta correzione ortografica di typo integrati, cioè lei sa che comandi esistono nel mio environment, quindi se io do un comando sbagliando una lettera, lei mi seleziona e mi dice: ah, forse intendevi questo comando qui. Che anche spesso salva, diciamo, il riscriverlo. Supporta le name directories, che sono praticamente degli alias per le cartelle, sono già integrati nella shell. Supporta dell'editing veramente avanzato, e qui ci si può aprire tutto un capitolo, nel senso che il line editor, cioè quello che mi permette di scrivere del testo e lo scrive nella mia riga di comando, è a se stesso un modulo e può venire esteso da altri moduli. Perché appunto tutto il funzionamento di ZSH si basa intorno a questi moduli che uno può caricare, sono dei moduli, alcuni sono anche delle librerie, quindi un modulo.so che tu puoi caricare nella shell. Puoi caricare appunto da funzioni matematiche a un client FTP completo integrato nella shell. Poi, sì. È nata, diciamo, non è recente, è nata negli anni 90, è scritta da Paul Falstad, e tra l'altro quando si era reso conto che il username del suo professore era un nome interessante per una shell, che era ZSH. E quindi da lì è nata un po' tutta la storia. E, appunto, l'istantiasi di base è praticamente indistinguibile da Bash, quindi io, conoscendo Bash, passi a ZSH senza nessun problema, e la utilizzi e non ti accorgi neanche che è cambiata. E, appunto, supporta gli array veri a differenza di Bash. In verità, sì, come dicevo, le ultime versioni hanno anche gli array. Supporta array associativi, e, ha espansione di parametri avanzata, quindi tante volte ti risparmia un'altra chiamata a un'altra shell. E, tra l'altro, come cosa interessante, le variabili, diciamo, compatibili con Bash, tipo path,
CDPath, FPath, che sono queste le ultime due sono di ZSH, sono rappresentate in due modi, sia come stringa divisa da due punti, come in Bash, sia come array veri in ZSH, perché ovviamente ZSH li supporta. Come bonus, se io aggiungo la stessa directory come array, ovviamente non me l'aggiunge perché lui usa un set, quindi sa che directory sono già presenti nel path. Quindi questo è un esempio della sintassi, quindi un array numerico è semplicemente variabile uguale, tra parentesi, separato da spazio. Invece l'array associativo devi dichiararlo prima, e la sintassi è identica. Un'altra cosa molto comoda, se si scrivono shell script particolarmente complessi, è che le espansioni, gli indici degli array subiscono espansione aritmetica, quindi io posso scrivere dentro come se fossi in doppie parentesi tonde, diciamo, per chi conosce Bash. Quindi mi fa i calcoli. E per cancellare elementi invece si usa unset oppure vuoto. I globbing sono lì dove uno veramente inizia a utilizzare ZSH come... E si nota che ti risparmia abbastanza tempo. Quindi i glob di base, quelli con asterisco, punto di domanda e quant'altro, sono supportati come quelli in Bash, anche in ZSH. C'è in ZSH la novità è che c'è il doppio asterisco, che è un glob ricorsivo, quindi lui prende quella cartella e tutte quante le cartelle in poi. Quindi nella maggior parte dei casi find non serve più praticamente, lo fai direttamente in shell. Supporta il match alternato, quindi posso supportare direttamente pattern 1, pattern 2, match entrambi. E un'altra cosa molto carina è l'extended glob, quindi questa qui è un'opzione di shell che tu puoi attivare e ti aggiunge degli altri modi per fare globbing. Quindi per esempio puoi negare un pattern, quindi selezionare tutti i file che non matchano un pattern, oppure puoi avere pattern ripetuti, quindi nel caso di Buzz, quello lì lo ripete mi pare una volta, e quello con doppio cancelletto lo ripete due o più volte. Glob qualifier sono un'altra cosa, diciamo, simile al globbing, che ci lavora a braccetto e si mette tra parentesi tonde alla fine del mio glob. Quindi mi permettono di specificare, per esempio, come in find, il tipo di file che sto cercando o attributi di file. Queste cose qua sono molto carine, però la realtà è che tante volte non ti ricordi qual è la sintassi giusta. Per questo si usa, diciamo, una reference card che io suggerisco. Eccola qua. È abbastanza condensata, quindi qua abbiamo tutte le expansion, tutti i vari parametri. Adesso troviamo i glob qualifiers. Allora, completion. E questa è la reference card, sono 14 pagine di reference card. Quindi sì. Allora, eccoci qua. Quindi, glob qualifiers, si riesce a vedere qualcosa? Sì. Che delay. Quindi, queste sono tutte le cose che posso cercare. Quindi, directory, non è, ovviamente anche i glob qualifier possono venire negati, combinati, quindi per la non empty, per empty directory usi directory not f, quindi. File, link simbolici, named pipe, socket, argomenti, quindi questo è proprio full find, diciamo. E poi ci sono, se avete ascoltato il talk di AuditD, SetGID, quindi SetUID, puoi cercarli direttamente dalla shell se vuoi. E quindi questo con i permessi, proprio specificando i permessi, specificando il nome utente, l'utente con cui cercare, l'owner. Quindi questi ce ne sono addirittura, ecco qui ne sto scoprendo anch'io. Quindi di questi ce ne sono veramente tanti, e talvolta quelli che si usano, quelli che io diciamo uso di più, sono lo slash per la directory, quindi se mi interessa avere l'elenco di tutte le directory uso slash, oppure la chiocciola per cercare i symbolic file, che sono alla fine sono quelli che si usano anche per tipo per ls, quindi diciamo la sintassi è standard.
Ecco, quindi qui c'era anche un esempio, quindi io cerco tutti nella cartella di S oppure bin. Ah, ecco cos'era, il cancelletto singolo era 0 o 1, quindi nella cartella bin o nella cartella S bin cerco tutti quelli che sono modificabili da tutti, dovrei averne 0, diciamo. Un'altra cosa molto potente sono gli alias. ZSH supporta altri due tipi di alias, oltre a quelli normali, diciamo. Sono alias globali, che possono essere espansi dappertutto nella riga, intendo. Quindi, per esempio, un classico alias è G maiuscolo, che ti fa pipe grep. Quindi non serve più fare pipe grep, fai spazio G maiuscola spazio e poi vai avanti e te lo espande. Ovviamente sono un po' pericolosi, perché se per caso ti capita di avere una G maiuscola all'interno della tua riga di comando, ovviamente viene espansa. E un'altra cosa molto carina sono gli alias di suffisso. Tra l'altro questa qua è una cosa che la uso praticamente quasi solo per una cosa, cioè ho impostato come alias di suffisso git a git clone, quindi se devo clonare un repository copio l'URL, incollo l'URL, batto invio e me lo clona automaticamente, che è abbastanza comodo per me che sono pigro. E l'altra cosa anche piuttosto interessante sono le shell expansion, quindi le espansioni di cronologia, come forse alcuni conoscono già. C'è qualcuno che non ha mai sentito parlare di punto esclamativo dollaro, per esempio in bash? Ok, il punto esclamativo dollaro ti sostituisce in quella posizione ti sostituisce l'ultimo parametro dell'ultimo comando che hai eseguito, cioè l'ultimo argomento. Oppure un altro molto, molto usato, anche il punto esclamativo, che ti sostituisce direttamente tutto il comando, tutto l'ultimo comando che hai eseguito. Tipico caso è esegui qualcosa, ti dà permission denied, giusto, devo fare sudo, punto esclamativo, e mi rifà lo stesso comando con sudo. Ovviamente posso con il due punti posso selezionare un comando qualsiasi, perché punto esclamativo di default prende l'ultimo comando. Se ci metto un numero, ovviamente lui va a cercare nella history indietro. Ovviamente supporta anche numeri negativi, quindi va nell'altro senso. Le espansioni di parametri sono, diciamo, come quelle di bash, e ci sono alcuni modificatori che ti permettono di editare direttamente la variabile, quindi modificare direttamente la variabile nel momento di espansione. Quindi, per esempio, se io uso la U maiuscola mi fa tutto in uppercase. Ovviamente sì, non modifica la variabile stessa, semplicemente l'espansione sarà tutto quanto in uppercase. O ordinal array, K, restituisce le chiavi associative, e anche qui ce ne sono un bel po' qua in fondo. Queste sono le history expansion che dicevo prima, questi sono i word selector, ovviamente, ti prendono anche, perché tu puoi, oltre a selezionare, diciamo, nella history indietro e avanti nella history, puoi selezionarlo anche in base alla posizione del comando, quindi avanti e indietro nel comando. Allora, eccoci qua, variable expansion, ecco, quindi conta i caratteri, capitalizza, lowercase, uppercase, ordina da una parte o dall'altra, fa il quote automatico, questo è anche comodo negli shell script, quindi ti aggiunge automaticamente i backslash o le doppie quote o singoli apici, oppure strippa le quote anche, queste sono tutte cose che tornano utili. Scusate, mi sto gelando. Diciamo, le correzioni automatiche e in generale la completion, ci andrebbe un altro talk solo per spiegare le completion, perché sono davvero complesse. Esatto. In sostanza c'è un array che ti dice tutti i vari completer che vengono provati quando tu premi il tab. Quindi il primo completer che, per esempio, viene provato è quello che ti espande l'alias, per esempio. Io voglio vedere che alias è, scrivo un alias, premo tab, mi scrive il comando che sarebbe eseguito. Oppure c'è completa il file nella cartella, completa la directory, oppure poi c'è quello che chiama la funzione di completion del comando stesso. Quindi se il comando
ha una completion definita, lo chiama. Un altro widget che c'è è correggi gli errori. Quindi se io ho fatto un errore di battitura nel mio comando, premo tab e lui può già correggermi l'errore. Tutte queste cose qua, tutti questi comportamenti sono configurabili con ZStyles, che in sostanza è una specie di database chiave valore gerarchico integrato nella shell, che mi permette di configurare tutti i parametri, diciamo, nella shell. E la cosa carina è che poi ogni shell script, ogni completer può prendersi queste chiave valore e, diciamo, configurarsi quando viene chiamato. Poi, per quanto riguarda l'IO redirection, ha altre cose comode rispetto a Bash. Una è il classico ampersand verso. Questo qua mi hanno detto che c'è comunque anche in Bash, che fa redirect automatico già sia di standard input e standard error direttamente verso quello che gli dici, insomma. Un'altra cosa carina è che se tu gli metti uguale comando, lui prende il path completo del comando, che nel caso di se tu hai qualche alias definito già col nome e vuoi prenderti comunque il comando completo, questo qua è comodo. E poi fa anche process substitution, quindi tu puoi creare un file descriptor al volo con l'output di un comando. Quindi tu puoi, per esempio, invece di fare un comando, salvarlo verso un file, un altro comando, salvarlo verso un file, e poi fare il diff dei due file, puoi fare diff dei due comandi utilizzando, diciamo, il verso aperto tondo. E quindi questo lo fai al volo. Ecco, parlando di tab completion, è, come dicevo, è ben più potente di quello di Bash. Ha due sistemi, quello vecchio è compctl, che non viene praticamente più usato, ed è abbastanza simile a Bash completion, per capirci. Il nuovo sistema invece è compsys, è basato tutto intorno alle funzioni di shell, e appunto ha tutta la possibilità di usare anche dei widget che sono già pronti per aiutarti a scrivere il tuo completion. Allora, ecco, parliamo anche di ZStyles, quindi key value storage per le vostre impostazioni. Come vedete qui sotto nell'esempio, questo asterisco matcha tutti gli altri, tutta l'altra gerarchia, quindi tu matchi la stringa e l'asterisco ti matcha ovviamente come il pattern globale, ti matcha tutta la gerarchia. Quindi la prima riga setta verbose yes su tutti quanti. E la riga dopo, solo sulla completion del kill, mi mette verbose no. Mentre, sì, esatto, idem per l'altra. Diciamo, sono gerarchiche, la gerarchia precisa dipende proprio dal completer stesso. Quindi è difficile dire una cosa generale. Però, ecco, diciamo, al quarto posto lì dove c'è il kill, se ben ricordo, dovrebbe esserci il nome del completer. Ecco, adesso vediamo un po' di... Eccoci qua. Quindi, allora... Poi per ZSH sono stati creati tutta una serie di plugin. Ok, si riesce a vedere abbastanza bene. Ok. Allora, iniziamo da qualcosa di più carino. Queste sono tutte le varie serie di opzioni che tu puoi dare alla shell. Queste ci sono anche in Bash setopt, ok? Alcune cose carine sono AutoCD. AutoCD vuol dire semplicemente che se io gli metto solo la cartella, lui mi fa CD automaticamente, ok? Comodo. AutoPushD è anche molto comodo, nel senso che lui tiene traccia di tutte le cartelle dove mi sposto, ecco. E io con PopD torno indietro. Un'altra cosa carina è che
CD è interattivo, quindi se faccio CD meno 1, scusate, CD 0, 1, ok, questo dovrebbe funzionare. Bello della diretta. Questo però dovrebbe andare. Quindi se io faccio CD meno 1 mi va in download. Ecco, questo funziona. Non so perché, forse... Ah, ecco, devi metterci il meno. Quindi, così io posso spostarmi avanti e indietro nel mio stack di cartelle. Quindi lui si tiene tutto il cartello di stack. Col CD posso andare direttamente alla cartella. Se la cartella non mi interessa più, posso fare pop D e uscire, poppare fuori la cartella dallo stack e sono a posto. Poi, altre cose interessanti. Ok, correct. Proviamo a fare... Ecco, quindi in questo momento lui si è accorto che quel comando lì non esiste, mi suggerisce automaticamente un altro comando, in base a, anche questo è configurabile in base a quanta distanza sia a distanza di Levenstein, diciamo, lui cerca di suggerire. Io posso fare abort oppure posso fare edit. Altre cose da... mostrare subito, non ci sono. Andiamo a vedere, ecco. Quindi questo qua è il file che io uso per abilitare le completion. Qui carico il compinit, che è il sistema di completion. Per esempio, questo è quello che vi dicevo, è l'ordine di completamento. Quindi il mio completer fa prima espande tutte le variabili o alias e quant'altro, poi cerca di completare, poi approssima con lo stile one, poi aggiunge tutte le cose ignorate, perché in sostanza io posso dirgli, per esempio, beh, lo vedremo sotto, ve lo spiego dopo, e poi, aspettate che lo apriamo un po', eccoci qua, poi prova a correggere, poi prova a approssimare, quindi aggiungere più cose, poi prova ad aggiungere, invece di aggiungere dopo, aggiunge prima, e poi cerca semplicemente nella history, perché altro non riesce a trovare, quindi mi dice, guarda, hai eseguito questo comando nella history, prova a vedere se è ancora giusto o se non lo è. Use cache, questo qua è semplicemente per farla velocizzare, perché ovviamente sono shell script, quindi alcuni possono girare anche a lungo. Per velocizzare, diciamo, le tab, usa questo use cache, quindi cache i risultati in sostanza. Beh, questo è l'ordinamento dove mi dà le... come mi presenta, diciamo, le completion in base al tempo di modifica. Questo è anche un po' importante. Allora, andiamo a vedere un po' di cose. Eccoci qua. Allora, questa è la parte che mi configura il completer di kill. Quindi io quando faccio kill posso fare, eccoci qua, quindi io qui, questo qua è ZSH, non è nessun strano comando esterno, questo qua è proprio ZSH che sa come farmi le completion e mi mostra anche l'anteprima di tutto quanto. Questo, ecco, questo è quello, gli ignore di cui parlavo prima. In sostanza io in base al comando posso definire che non mi completi o ignori in prima versione, diciamo, ignori alcuni tipi di file. Quindi questo ignore line è abbastanza particolare, mi sta dicendo che per i comandi qui, quindi rm, v, vim, diff, mv, ignorami automaticamente il file che è già presente sulla linea, quindi non mi porta a reintrodurre lo stesso file, perché ovviamente per questi comandi introdurlo due volte lo stesso file non ha senso, cioè lo rimuovi due volte, e quindi io posso dirgli ignorami i file duplicati. Ignore parents è un'altra cosa abbastanza comoda, per esempio se io faccio punto punto cd punto punto slash, premo tab, è inutile che mi completi la cartella dove sono già adesso, completami qualcos'altro,
e quindi in questo modo tu puoi dirgli completami altre cartelle ignore parent. History world, questo qua, allora questo qua l'ho messo principalmente perché questo si vede non si vede tanto la selezione, quindi history è abbastanza noisy, nel senso che lui completa molto, perché la mia history è abbastanza grande e quindi lui completa molte cose, e con questo io riesco a limitarlo un po', quindi gli dico rimuovimi tutti, non presentarmi duplicati, e il range penso sia, mi pare, massimo negli ultimi 10 comandi che mi ha dato nella history. Cos'altro? Ah, ecco, questo è ignore patterns, quindi in base ai comandi io posso scegliere di ignorami tipo i file legati a tech o i file di log, perché il log in verità non ci c'entra, però alcuni file binari posso scegliere di ignorarli perché non li aprirò spesso con Vim, quindi mi interessa che mi completi prima le altre cose e dopo in caso i file binari. Ignore patterns, ecco, questo è l'esatto opposto, quindi qua mentre qui sopra io metto una blacklist per l'incomplete, qui invece metto una whitelist, cioè quando io completo file di tar, completami solo i .tar.tgz eccetera eccetera eccetera. E questa è anche abbastanza comoda, non so se vi è mai capitato di fare rmdir su una cartella che non è vuota. In questo caso lui usa i glob per dire ok, con rmdir completami solo cartelle che sono vuote, per favore. E qui abbiamo visto più o meno tutto. Allora, vediamo completion definitions. Ok, questo è anche carino, nel senso che se io voglio posso dire a ZSH di trattare ogni alias come un nuovo tipo di completamento, cioè trattami un alias come un comando vero, e quindi posso scrivermi il mio completer per il mio alias. Però tante volte non serve, quindi con queste righe tu puoi dire usa il completer di JIT per G, perché io ho aliasato JIT a G. Oppure ho una funzione di shell che si chiama MCD, usa lo stesso completer anche per CD. Quindi questo è il modo esplicito, diciamo, di dirglielo. Vediamo un po' gli alias. Allora, gli alias globali, appunto, come vi dicevo, sono git clone per git, mentre gli alias, scusate, questi sono gli alias suffix, mentre gli alias globali sono un paio, però questi qua, quelli che uso principalmente è G maiuscolo. Qui vedete il no glob, questo è una built-in di ZSH che mi dice tutto quello che viene dopo questo comando, non espandere i glob, perché grep ovviamente se li metti, di solito se usi l'asterisco non vuoi che lui completi il nome del file, per esempio, no? Ok. Conoscete FZF per caso? Nessuno conosce FZF? Sul serio? Ok, è un fuzzy completer, in sostanza ti permette di fare cose tipo Ctrl R, la conoscete nella shell, no? Allora, se io per esempio ho... ecco, quindi questo è FZF che mi cerca interattivamente all'interno della mia history, e poi posso selezionare ed eseguire il mio comando, per esempio. Queste cose qua, adesso proviamo ad andare in un repo, queste cose qua diventano ancora più carine nel caso di integrazioni con JIT, per esempio. Un workflow che mi succede spesso è, per esempio, devo committare un file fixappando un commit, ho dimenticato di committare qualcosa, ok? E faccio... Però chi si ricorda lo SHA del commit? Allora, cioè, hai due opzioni. In ZSH tu puoi dire, c'è un kbind che puoi assegnare che ti dice pushami il comando attuale nel prossimo prompt e liberami il prompt.
che io ce l'ho bindato a Ctrl P. E quindi adesso, come vedete, il mio prompt è sparito. Io qua posso fare git log, andare a cercare il mio commit, copiarlo, uscire, e io qua sotto ho già il comando di prima che è stato pushato, e incollo e via. Però questo è noioso, quindi esiste un modo per, sempre basato su ZLE, questo qua è un plugin, e io posso fare questo, non proprio questo, ma eccoci qua. E quindi questo adesso non mi ha spawnato un altro comando, cioè il mio comando che sto componendo è ancora lì, che sta aspettando. Questo è FZF col preview, quindi io qua posso ricercare all'interno di tutto il mio git repo, posso cercare per commit message, e quando trovo quello che volevo fixappare, invio e lui mi inserisce lo SHA. Un'altra cosa carina, che è sempre un altro diciamo plugin di TTSH, non è ufficiale ovviamente, è semplicemente altri shell script che ne modificano il funzionamento, è ZSH History Substring Search, che mi permette di cercare all'interno della mia history interattivamente, nel senso, invece di premere Ctrl R e cercare, io posso scrivere il mio così, e poi premo freccia su e lui mi cerca tutta la parola shell all'interno di tutti i miei comandi. Ok? E questo è un altro plugin molto carino. Qui siamo a tempo. Ok. Ovviamente, come tutte le shell, mi permette di personalizzare il mio prompt. Questo in verità ne avevo un bel po' di personalizzazioni, però alla fine sono deciso di passare su un plugin, diciamo, già pronto, che faceva più o meno tutto quello che volevo. Si chiama Power Level 10K. E quindi questo qua è tutto configurabile, però è lunghissimo. Diciamo le variabili che sono, però, che ZSH ha per questo tipo di configurazioni, di personalizzazioni, sono prompt, però anche rprompt, che è il prompt di destra. Quindi tu puoi avere, come vedete qua, se lo apro in pieno, quindi c'è sia il prompt sulla sinistra, sia l'rprompt sulla destra. Sono automaticamente spaziati, diciamo, ai due lati del terminale. Poi giusto, c'è anche Zcalc prompt e sprompt. Sprompt è il prompt che viene usato per quando fai un errore di spelling e lui cerca di correggerti, quindi anche quello è personalizzabile. Mentre Zcalc prompt è il prompt Zcalc, che è la calcolatrice integrata all'interno di ZSH. No? Quindi con questo posso fare calcoli direttamente dalla... Questa qua è una built-in, quindi non è neanche un'invocazione di un processo. Quindi ce l'hai a gratis, diciamo. Ok. Bene, prima avevo accennato dei moduli. I moduli sono binari, sono separati dal core, e posso inserirli con zmodload. Alcuni dei moduli sono PCRE, quindi io posso avere, invece di una regex base, posso usare tutte le PCRE, mathfunk per usare aritmetica floating point, avere seno, coseno e quant'altro, zftp, che è il client appunto FTP, e map file, che è anche una cosa che tra l'altro ha anche bash dalla versione 4 in più, mi mappa tutti i file correnti in un array associativo, posso accedere al file direttamente come se accedessi alla variabile, zcalc, zle, e questo è più o meno quanto. Sono andato un po' oltre. Questo è più o meno quanto. Se avete domande, fatele pure, non so se c'è qualcuno col microfono, ma ecco qua. Mi spiace, sono stato un po' caotico, ma c'è veramente tanta cosa da vedere.
Sì. Aspetta che... C'è acceso? Prova. Ok, solo una curiosità, lo SHA di prima di cui parlavi, che sei andato in cerca nella history di Git, sì. Ti serviva solo come riferimento da mettere nel commit? No, praticamente Git ti permette di fare queste cose che si chiama commit di fix up, che praticamente dici con questo commit io vado a modificare quest'altro commit e poi quello che fai è fare un interactive rebase e lui te li automaticamente te li schiaccia insieme. Ok, perché le modifiche in mezzo non ti interessavano? No, sì, le modifiche in mezzo ovviamente mi interessavano, quindi mi interessava solo prendere quel commit, inserirlo subito dopo il commit che volevo modificare e poi squasharli insieme nello stesso commit. Ecco. Ho capito, grazie. Altre domande? Perfetto, se mi trovate in giro, se avete domande su ZSH non c'è problema, mi piace parlarne. Grazie.